Buonasera e bentornati alla trasmissione dove il benessere vuole dare del tuo alla medicina. E ben ritrovato al dottor Alessandro Labarba. Grazie mille, bentrovata anche a te e a tutti i telespettatori. Che la scorsa settimana, insomma, mi ha lasciata da sola, però oggi ce l'abbiamo qui in studio e ci è mancata, devo dire, la tua fake, che sicuramente avrai provveduto a cercare qualcosa di molto interessante. Ci riscattiamo questa volta e speriamo piaccia al pubblico. Benissimo, allora più tardi ascolteremo poi la rubrica del dottor Labarba, la Wix Fake. L'argomento di oggi è il cuore. Vogliamo parlare di cuore, vogliamo parlare di problemi del cuore. E lo facciamo insieme ad un carissimo amico ed ospite di questa puntata, il cardiologo dottor Stefano Volpe. Stefano. Ciao a tutti, ciao Incoronata, ciao a tutti voi che siete lì e grazie dell'invito. Allora Stefano, è un piacere rivederti, noi ci conosciamo già da un po' di tempo, come ho detto prima sei un cardiologo, oggi vogliamo parlare di cuore, dei problemi del cuore, però diciamo anche che sei uno dei soci fondatori di Omnibus Salute, che è una società di servizi che opera nell'ambito della sanità privata. Però Stefano, prima di cominciare a dare l'avvio a questa puntata, io volevo farti gli auguri perché Omnibus Salute ha da pochissimo festeggiato il suo quarto anno di vita e siete già tantissimi all'interno, vero? Sì, quest'anno è il quarto anno di attività della società e piano piano siamo cresciuti, siamo diventati ormai 30 professionisti di varie branche con tanto entusiasmo, stiamo portando avanti i nostri progetti rivolti anche molto alla popolazione e devo dire che stiamo avendo un bel riscontro, diciamo, da parte dei nostri utenti e anche attraverso progetti di comunicazione della salute, attraverso i social, attraverso vari canali che soprattutto in questo periodo ci stanno aiutando a mantenerci in contatto con gli utenti e con le persone che hanno bisogno di essere aiutate dal punto di vista della salute. Verissimo, infatti sono tantissime le iniziative che hai e avete messo in campo. Ma ora veniamo al dunque di questa nostra puntata. Allora, questo è un anno purtroppo caratterizzato da un evento pandemico noto col nome di Covid-19. E allora Stefano, io vorrei cominciare chiedendoti, Covid-19, quali implicazioni con la cardiologia? Incoronata, le implicazioni con i problemi cardiologici e quindi con i pazienti cardiopatici sono diverse, sono notevoli. Sicuramente noi stiamo piano piano comprendendo, adesso è quasi un anno che questo problema, questa pandemia ha preso piede in tutto il mondo e quindi anche in Italia, stiamo comprendendo quali sono i meccanismi che in qualche modo condizionano la salute delle persone anche dal punto di vista cardiovascolare. Una delle prime cose che abbiamo scoperto, per esempio, è che i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari sono anche fattori di rischio per la Covid, per questa malattia. Quindi i pazienti, per esempio, ipertesi sono maggiormente a rischio di sviluppare le forme più severe dell'infezione da nuovo coronavirus. Ma oltre a questo l'obesità, il diabete, ma anche pregresse malattie cardiache purtroppo condizionano negativamente l'evoluzione della malattia sostenuta appunto dal nuovo coronavirus. Oltre a questo ci sono altre implicazioni che abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto che per colpa di questa pandemia molti pazienti hanno rinunciato a curarsi in modo adeguato in vari ambiti, non soltanto cardiologico, ma anche per esempio in altri ambiti di salute. Dal punto di vista cardiologico sappiamo perfettamente che una delle condizioni più importanti, le forme acute, in particolare l'infarto, necessita di interventi molto rapidi. E invece abbiamo visto che per colpa del timore che molti pazienti hanno di recarsi in ospedale nonostante i sintomi, abbiamo assistito a un,
maggiore complicanze legate appunto all'infarto e al ritardo dell'accesso all'ospedale. Questa è una delle condizioni a cui abbiamo visto. Allora Stefano, proprio a proposito di questa cosa che tu stai dicendo, stiamo parlando appunto di problemi cardiovascolari che sono, in alcuni casi, sono dei tempo dipendenti. Cioè noi abbiamo verificato, le indagini, la scienza, la letteratura di questo ultimo anno, purtroppo ha verificato che l'ingresso per ricovero a seguito di problemi cardiovascolari si è dimezzato, mentre la mortalità è triplicata. Ora, come appunto hai detto, si tratta di eventi tempo dipendenti, per cui è determinante avere un soccorso o comunque recarsi presso le strutture sanitarie. Quanto ha giocato la paura o quanto ha invece aiutato la rassicurazione da parte del proprio medico curante o anche poi dei presidi ospedalieri, laddove si è avuta la fortuna di poterli raggiungere? Allora, intanto hai detto proprio bene tu, in alcune condizioni cliniche, in alcune malattie, il fattore tempo è fondamentale. E una di queste è sicuramente l'infarto, le sindromi coronariche acute. Noi sappiamo, lo sappiamo ormai da tanti anni, che quando insorgono i sintomi, è bene recarsi nel più breve tempo possibile in ospedale, se lo si può fare, oppure contattare nel più breve tempo possibile il 118, che provvederà a trasportarci quindi in ospedale per le cure, che devono essere più tempestive possibile. Questo perché? Perché più tempo passa dall'insorgenza dei sintomi, più possono esserci complicanze legate proprio alla malattia. Ora, una cosa che si è vista durante la prima ondata di questa pandemia è che gli accessi in ospedale legati alle sindromi coronariche acute, quindi all'infarto, si sono ridotti. Questi accessi sono diminuiti molto, quindi si era all'inizio pensato, ma forse sono stati meno i casi di infarto? In realtà poi abbiamo visto successivamente che il motivo è che le persone avevano paura di andare in ospedale, perché l'ospedale era visto come il focolaio dove si rischiava di prendere il virus. E quindi quei timori che molte volte tanti pazienti hanno di recarsi in ospedale subito per un dolore al petto, e la tendenza un po' di molti di noi di sottostimare o di sottovalutare i propri sintomi e dire ma sì, sarà un semplice dolore intercostale, sarà che ho mangiato troppo ieri sera, ognuno si dà un po' una giustificazione. Durante quel periodo, durante la prima ondata, in realtà è aumentato il timore di andare in ospedale, è aumentato, e molti pazienti quindi sono arrivati in ospedale troppo tardi. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato quello che poi abbiamo visto dopo, cioè gli studi che sono stati fatti dal punto di vista statistico ed epidemiologico su questa malattia, cioè sull'infarto, hanno dimostrato che c'è stato davvero un ritardo di terapia e conseguentemente anche un aumento delle complicanze. Se noi prendiamo la complicanza maggiore dell'infarto, che è il decesso, che è la morte, è stato visto per esempio che nel 2020 rispetto al 2019 in Italia la mortalità per infarto è passata dal 5% al 7%. Il 7% per una malattia così diffusa e così frequente sono numeri altissimi, e un aumento del 2% sono numeri veramente molto alti. Quindi tu parlavi giustamente di che cosa bisogna fare per cercare di in qualche modo tranquillizzare i pazienti del fatto che è meglio andare in ospedale piuttosto che rimanere a casa con una malattia così importante e così grave. Sicuramente hai accennato al ruolo del singolo medico. In questo i medici di famiglia hanno avuto un ruolo importante, subissati da impegni, ma anche a casa, telefonicamente, sicuramente hanno fornito molte indicazioni. Io, per esempio, ne ho date tante telefonicamente. Adesso che stiamo cercando di convivere con questa pandemia, si sta facendo ancora di più, e vi do appunto anche una notizia.
di una campagna che è stata intrapresa da poco dalle società scientifiche italiane, una campagna per cercare di riportare in qualche modo i pazienti in ospedale e cercare di vincere questo timore di andare appunto in ospedale. È una campagna che si chiama Sicuri al Cuore, che è stata diciamo promossa nelle ultime settimane e che adesso vedrete in questi giorni comparire con articoli, commenti, interviste sui canali, sui media, per cercare quindi di tranquillizzare le persone e dire: guardate, anche se in ospedale ci sono pazienti malati di Covid, ci sono reparti Covid, ci sono comunque anche delle vie preferenziali per potervi accedere se avete altri problemi, per esempio se avete un dolore al petto e se si sospetta che questo dolore al petto sia causato da una sindrome coronarica. Benissimo. Allora, ascolta Stefano, all'inizio di questa pandemia, ad onor del vero, che ha preso di sorpresa tutti, anche voi specialisti e operatori nel mondo della sanità, si sono dette tante cose, tantissime cose. E si è parlato, per esempio, della trombosi, si è parlato molto della trombosi e dei farmaci che intervengono nel caso di trombosi, come farmaci anche utili nella cura dei pazienti affetti da Covid. Ma quanto c'è di vero e in che misura? Sì, voi diciamo avete inserito nella vostra trasmissione una bellissima rubrica che si chiama Weak Fake, che racconta diciamo in maniera molto, molto precisa appunto quali sono le notizie che girano e che stanno girando riguardo soprattutto alla malattia, a questa pandemia. Ora, sicuramente quando si tratta di patologie nuove come quella che stiamo affrontando è molto più facile che ci siano delle incertezze. Ed è normale che alcuni aspetti di questa malattia, sia dal punto di vista diagnostico, pensiamo per esempio ai tamponi, dal punto di vista preventivo, tutto quello che si è detto riguardo le mascherine, ma anche dal punto di vista terapeutico, siano in qualche modo questioni che possono essere anche in qualche modo smentite o possono essere utilizzate per scopi diversi dalla vera, diciamo, condivisione di notizie certe. E riguardo per esempio la terapia con antitrombotici si è detto un po' troppo, non erano vere fake news quelle, erano delle mezze verità. Io mi ricordo che mi è arrivato sul cellulare un messaggio su WhatsApp in cui si diceva che, o comunque si faceva intuire, che bastava utilizzare l'eparina per poter risolvere tutti i problemi legati alla malattia da nuovo coronavirus. In realtà purtroppo non è così, ancora oggi esistono tantissimi dubbi su quali siano le terapie migliori per curare la Covid, questa sindrome così, così pericolosa. E adesso, dopo tanto tempo, sappiamo che sì, in alcuni pazienti l'eparina è indispensabile perché nelle forme soprattutto più gravi e in alcuni pazienti che sono predisposti alla trombosi si tratta di una delle terapie cardine, ma è sbagliato poter dire che con questa terapia si possano curare tutti i pazienti affetti da questa malattia. Questo è uno dei tanti casi. Va bene, sì, in alcuni pazienti può essere utile, comunque non è risolutiva, insomma, come terapia. Senti Stefano, ho trovato anche una notizia di questo tenore. Volevo chiedere a te se ce la illustravi, ci facevi capire in che cosa consisteva. C'è l'American College of Cardiology che ha emanato una serie di raccomandazioni, tra cui appunto quello di sostituire i controlli ambulatoriali, le visite ambulatoriali, con i famosi controlli telefonici e con la telemedicina. Ma in cosa consiste questa telemedicina? E poi i pazienti più anziani riescono ad utilizzarla e di facile, cioè intuitiva e di facile approccio? Allora sì, questo argomento è un argomento davvero interessante perché intanto è un argomento attualissimo. Anche se poi, diciamocelo, di telemedicina si parla in realtà da almeno una quindicina d'anni.
da quando un po' si è diffuso a livello mondiale l'utilizzo di internet e delle tecnologie che permettono di comunicare a distanza. Oggi noi col cellulare, con il nostro smartphone, riusciamo a fare tranquillamente una videochiamata con un nostro amico o parente che si trova dall'altra parte del mondo. E dobbiamo dire che la telemedicina, che non è altro che utilizzare strumenti tecnologici di comunicazione per permettere alle persone di accedere eventualmente a un consulto medico, piuttosto che permettere a una struttura di inviare diciamo, un esame per poter essere quindi refertato a distanza da un medico che magari si trova, o da un professionista della sanità che magari si trova a migliaia o soltanto a centinaia di chilometri di distanza. Bene, tutto questo sicuramente dobbiamo dirlo, se ne parlava da tanto tempo, ma il Covid, la pandemia di Covid è stata un po' la spinta fondamentale che ha ridato vita a questi sistemi di cura a distanza. La telemedicina è questa, è curare a distanza, e questo sappiamo benissimo come in alcune situazioni. Noi abbiamo vissuto il lockdown, adesso stiamo vivendo situazioni di distanziamento fisico che ci aiutano a evitare la diffusione del virus, ma immaginiamo per esempio le persone che vivono nei paesini, da dove è difficile magari raggiungere l'ospedale oppure accedere a determinati servizi. Beh, la telemedicina in questo è determinante, è fondamentale, quindi potremmo considerare che questa pandemia ci ha fornito una delle poche cose positive che ci ha dato, è proprio l'impulso allo sviluppo di questi sistemi tecnologici per la cura a distanza. Vi dico anche che tutto questo porterà anche ad uno sviluppo di qualcosa di un po' più ampio, che comprende anche la telemedicina, ma comprende anche qualcos'altro, che è il cosiddetto digital health, cioè la salute digitale, che comprende anche tutta un'altra serie di tecnologie messe a disposizione, a nostra disposizione per la nostra salute. Bene, comunque faremo tesoro di quel po' di buono che un evento così drammatico e travolgente e coinvolgente ci ha comunque lasciato. Ascolta Stefano, la letteratura scientifica però ci ha anche insegnato che vaccinarsi contro l'influenza per i pazienti o per coloro che hanno delle problematiche cardiovascolari è assolutamente sicuro. Quindi, poiché è tema di oggi parlare del vaccino anti-Covid, il sì, vax, no vax, eccetera, per i pazienti cardiovascolari è assolutamente consigliato, se non addirittura raccomandato, vaccinarsi? Sì, stiamo vivendo adesso la fase, diciamo, che per chi crede nella scienza è una fase davvero entusiasmante, perché abbiamo per fortuna delle armi che si chiamano vaccini, che forse riusciranno, purtroppo in un po' di mesi, riusciranno, diciamo, a farci superare questa situazione. Il vaccino, tutti noi speriamo di poterlo ricevere, però ci sono delle categorie, visto che comunque di vaccini non ne abbiamo ancora per tutti, e anche, diciamo, l'organizzazione che permette alle persone di vaccinarsi non è ancora, diciamo, arrivata a pieno regime. Alcune categorie sono quelle che sicuramente si avvantaggiano di più nel ricevere il vaccino. Sappiamo che tra queste categorie ci sono gli operatori sanitari, ci sono le persone anziane, che sono quelle un po' più esposte alle complicanze peggiori dell'infezione da nuovo coronavirus, e tra le persone anziane sicuramente le persone che hanno più comorbidità, cioè più malattie concomitanti, sono quelle che rischiano maggiormente. Abbiamo visto che se da una parte il 60% della popolazione, diciamo, delle persone che sono morte per colpa del Covid erano persone molto molto anziane, è anche vero che questo vale anche per le persone più giovani, circa un 10% addirittura delle persone che sono morte per questa malattia avevano meno di 50 anni.
Quindi, e sono spesso persone che hanno altri tipi di malattie. Ti dico solo questo, tu hai parlato giustamente di queste nuove raccomandazioni, è proprio recentissima una raccomandazione della Società Europea di Cardiologia che raccomanda una specie di canale preferenziale, una specie di ulteriore priorità per i pazienti affetti da scompenso cardiaco, che come sappiamo è una malattia cronica molto grave, diciamo molto importante per chi ne soffre, e questi per esempio tra i vari pazienti dovrebbero essere quelli che finché appunto di vaccini non ne abbiamo tantissimi a disposizione, dovrebbero essere in qualche modo tra i primi a vaccinarsi. Stefano, volevo anche chiederti questa cosa, comunque fare una riflessione a voce alta insieme a te. Purtroppo in questo anno tutto il nostro personale sanitario, medici, infermieri, paramedici, eccetera, ovviamente sono stati dedicati e sono stati distratti ad occuparsi su come fronteggiare l'emergenza Covid. E c'è quindi tutto un mondo relativo ai cosiddetti, diciamo, interventi programmati, cioè quelli che si presentano o in forma cronica o comunque in una forma che possono essere programmati per essere interessati successivamente, che sono stati tutti assolutamente rinviati. E questo ha comportato che nel tempo si sono trasformate o in urgenze, emergenze laddove non lo erano, o comunque quelle che possono essere ancora programmate si ritrovano ad essere tutte accumulate. Come sarà possibile gestire questa situazione? Perché credo che si è trasformata a sua volta in una situazione di emergenza. Sì, prima abbiamo parlato di quanto la paura ha, diciamo, condizionato l'accesso alle cure per i pazienti acuti, per i pazienti affetti da infarto. Purtroppo stiamo vedendo che con il passare del tempo tutta una serie di servizi di controllo, assistenza, controlli programmati per le malattie croniche stanno risentendo appunto di tutto quello che hai detto tu adesso, cioè di tutto del fatto che gli operatori sanitari sono impegnati in altro modo, il Servizio Sanitario Nazionale sta facendo uno sforzo enorme per contrastare la diffusione del virus e per curare le persone affette da questa malattia e per forza di cose in qualche modo si stanno trascurando malattie croniche che però sono importanti perché pensiamo un po' ai pazienti oncologici, pensiamo ai pazienti diabetici, prima ho nominato i pazienti affetti da scompenso cardiaco, sono tutte condizioni che se non vengono tenute strettamente sotto controllo con una tabella di controlli programmati, comportano degli aggravamenti delle patologie, comportano delle riacutizzazioni di alcune malattie. E quindi questo sicuramente si ripercuoterà negativamente sulla salute di tutti noi. Come si può fare a contrastare questo? Beh, io penso che l'unico modo è cercare di capire come convivere con questa situazione finché la situazione non verrà risolta. Non possiamo aspettare che la pandemia finisca, perché probabilmente ci vorranno ancora un paio d'anni perché la situazione torni così come ce la ricordiamo, ma in un paio d'anni i pazienti affetti da malattie croniche vanno incontro a complicanze, vanno incontro a problemi seri, quindi bisogna cercare in tutti i modi di convivere con la situazione e la convivenza con la situazione spetta anche ai pazienti stessi che non devono rinunciare ai controlli programmati. Se hanno un controllo programmato, scusate, che viene rinviato, devono alzare la cornetta, devono telefonare e devono dire io avevo questo controllo, non l'ho fatto, quando me lo fate? Questo è molto importante. Poi ecco, con la telemedicina di cui parlavamo prima, alcuni di questi problemi sono stati superati. Mi viene in mente quello che stanno facendo, per esempio, i centri TAO, centri che gestiscono la terapia anticoagulante orale, che già in parte lo facevano, ma adesso lo stanno facendo ancora di più, i controlli li fanno in remoto. Quindi attraverso mail, attraverso messaggi, attraverso telefonate stanno gestendo le terapie anticoagulanti dei pazienti. Ok, comunque ci si sta organizzando. Allora, Stefano, io passo immediatamente la parola al dottor Alessandro Labarba per sentire questa sua rubrica e la FIEC di questa settimana.
La fake di questa settimana riguarda questa volta uno strumento diagnostico, che in questo anno di Covid ha spopolato, è andato per la maggiore, esaurito in tutte le farmacie, addirittura online, ed è il saturimetro o pulsossimetro, uno strumento che ci permette di avere un parametro del funzionamento dei nostri polmoni, del nostro apparato respiratorio. E parlo oggi di fake news perché molti quotidiani importanti come il Sole 24 Ore parlavano di una distribuzione capillare a pazienti affetti da patologie respiratorie di questo strumento in maniera gratuita e che poteva essere reperito nelle farmacie italiane. Purtroppo ad oggi devo parlare di fake news, in realtà il mio auspicio è quello di venire smentito nel più breve tempo possibile e di permettere alla popolazione di approvvigionarsene gratuitamente, ma oggi purtroppo non abbiamo nessun tipo di comunicazione da parte delle autorità sanitarie del fatto che possiamo concederlo gratuitamente nelle nostre farmacie. Bene, allora grazie al dottor Alessandro Labarba per questa notizia molto interessante e anche molto attuale, e noi chiudiamo con la Wix Fake e poiché siamo in chiusura perché non abbiamo più tempo, io saluto e ringrazio il dottor Stefano Volpe. Grazie a voi, posso fare un brevissimo saluto al presidente Alberto Carulli, un saluto affettuoso. Condivido. Assolutamente, perché noi sappiamo che la WISP, in persona di questo presidente, la WISP Abruzzo Molise, ha a cuore proprio il benessere della persona ed è colui o sono coloro che hanno ideato questa trasmissione. Allora io ringrazio e saluto anche i telespettatori e tutti voi cari amici e amiche che ci seguite da casa e vi lascio appuntamento alla prossima settimana sempre con il dottor Starbene, perché per noi la salute è prima di tutto.